Chi Dravani, siamo i Grana, se siamo tornati con un nuovo episodio delle recensioni. E l'altra volta abbiamo visto le recensioni al libro di Favij. Oggi andiamo a vedere le recensioni ad un altro grande classico della nostra letteratura italiana, ovvero le recensioni di Francesco Sole, del libro di Francesco Sole. Andiamo su Amazon subito e andiamo a vederle. Libro con punto interrogativo? Penso sia sbagliata la categoria, dovrebbe stare sotto la voce carta igienica. Davvero esiste gente disponibile a comprare questa cosa? Parte bene, diciamo, no? Sì, diciamo che Francesco Sole è uno dei scrittori più amati dei nostri tempi. Hashtag selvaggia non mentire. Un libro, se così si può definire, da usare per accendere il camino o per andare in bagno. Non compratelo. O compratelo per accendere il camino. Ah, non si è visto, scusate. Il libro in sé fa pena. Sembra partorito da un moccioso di 10 anni. Per il resto è perfetto, per non far traballare più il tavolo. Sempre, lo usano sempre come stoppino. Sì, cioè. Uno che è proprio, dice, di poche parole, che con una parola descrive tutto. One star, cagata di libro. Finita. Questa è immondizia bella e buona. Speriamo che Selvaggio non elimini i commenti anche qua. A parte questo, chiamarlo libro è una bestemmia. PD e non è il partito. Rotolo di carta igienica firmato Sola. Ciao Sole, fai questo per piacere al genere umano, che nella sua storia ne ha viste di belle e di brutte. Bene, eclissati. Dovete sapere che gli alberi segati per stampare questo libro sarebbero potuti diventare dei Pirandello, dei Foyer, dei Dan Brown. Ma anche se fossero diventati carta pubblicitaria o cartine da tabacco, sarebbero stati comunque in grado di offrire concetti molto più profondi che questo libro cerca disperatamente di esprimere. Ci troviamo davanti alla banalità nella sua forma più vuota e l'unicità galoppante che dilania il lettore nella mente e nello spirito, svilendo l'intelligenza di chi sfortunatamente si è imbattuto in quest'opera. Se hai 12 euro, compra una pianta e non questo libro. Dona anche tu. Applauso. Applauso a sta recensione, probabilmente non hanno venduto un cazzo. Buonissimo prodotto. Tutto conforme alla descrizione, ricevuto in pochissimo tempo. Good, consigliato a tutti. Ma l'ha comprato veramente? Già mi piacciono i post-it che fai. Già mi piacciono i video che fai. In più hai scritto un libro che è assolutamente wow. Bravo Francesco, continua a regalarmi sorrisi. Non ci voglio credere. Non ci voglio... Cioè, io non ho nulla contro Francesco Sole, ma contro la gente che lo sta facendo diventare così, perché è veramente qualcosa, cioè, è proprio costruito come personaggio. E arriva il pezzo forte del video, incredibile, fantastico. Dovete rimanere qua perché io mi sono tagliato la prima volta che ho letto queste cose. 4 stelle, buon prodotto ma proietta immagini troppo realistiche. Va benissimo. Ah, innanzitutto c'è, vi stiamo parlando di un videoproiettore che costa 12.000 euro, eh. Cioè, guarda, 4K, proprio da cinema. Guarda, sì, che cazzo faccio così che tanto vedete qua? Vabbè, sono un coglione, scusate. Questo qui è quello che usano al cinema praticamente. Vai. Ho solo un problema, il proiettore è ottimo. L'unico problema è che per comprarlo ho dovuto vendere la casa, per cui non posso collegarlo alla corrente elettrica, ma lo uso come cuscino mentre dormo per strada. Doveva funzionare davvero bene, cavolo. Coraccio. È eccezionale, mia mamma continua a dire che spreco sempre i soldi in oggetti inutili, ma finalmente mi ha dato ragione. Sono solo 11.000 euro. Per comprarlo ho dovuto vendere il mio rene su eBay, ma ne è valsa la pena. Abbiamo anche dovuto comprare un camioncino bianco su cui proiettare le immagini, dato che non abbiamo alcun muro bianco. Lo consiglio. Che cazzo? Perché devi comprare vernice? Era troppo messo. Buon rapporto qualità-prezzo, eh. È la versione economica del top di gamma. Lo consiglio come secondo proiettore da mettere in un'altra stanza, nel caso i gusti cinematografici siano diversi, ah, tipo Sky Multivision. Giusto, è dal Bizzer, a me quello che ha scritto sta recensione. Regalo di mio figlio per la pagella. Mio figlio di 6 anni ha disegnato questo bel oggettino per la buona pagella. Così mio marito ha dovuto vendere l'auto, ma ne è valsa la pena, niente da dire. La qualità con cui proietta i cartoni di Peppa Pig e di Teletubbies è davvero superiore a tutto. Consigliato. Niente di che, c'è uno che è un po' sofisticato. Avevo comprato questo proiettore per la cameretta della domestica. Però mi ha riferito che non riesce nemmeno a leggere le etichette dei vestiti di Charlotte quando guarda Te pesa d'amore. Proiettore scarsino. Ottimo il servizio di Amazon che me l'ha portato tramite spire elettromagnetiche generate dalle bobine di nickel che circondano il sesto obiettivo interno all'apparecchio. Questo è un ingegnere. Consigliato dal mio vicino. Non ho mai visto Vegeta contento come quando ha ricevuto questo gioiello. Dopo aver proiettato la luna sul cielo, che si è bruciato, si è trasformato così bene che non ho resistito. Ho venduto mio figlio ad una nota società araba ed ho subito acquistato il gioiellino in questione. La qualità con cui giorno 20/03/2015 ha proiettato le crisi parziali sul sole era davvero impeccabile. Realistico in modo supremo. Stavo guardando Grey's Anatomy quando improvvisamente la mia cara amica Sasha è uscita dall'immagine proiettata. Guardando bene, in realtà era solo mia madre che mi portava la cena. Fantastico. Ottimo prodotto. Non appena Amazon mi ha comunicato che acquistandone due risparmiavo 6 euro,
manco a dirlo, ne ho comprati 20. Per poterli comprare ho venduto casa e auto. Ora vivo in una scatola di cartone, ma grazie ai 20 proiettori non ho mai freddo. Insomma, utilissimi anche per sostituire le farolette e le musiconi stupette nelle giornate più fredde. Stavo pensando di vendere alcuni dei miei organi per comprarne ancora un Palio. Magari costruisco un cinema di cartone sotto un ponte e tiro su due soldi, che ovviamente userò per comprare altri proiettori. Sì, dai, proiettori a go-go. Ragazzi, anche questo video è finito. Se vi è piaciuto, lasciamo 7000 like per un 7000 like per un prossimo episodio. Dai, grazie, è tutto. Ah, il prossimo episodio cosa recensiamo? La mia minchia. Ciao.